Daniele, lei ieri era presente alla riunione in prefettura, che cosa è emerso? Sì, è emerso più sostanzialmente quello che è emerso gli anni passati, nel senso che ci saranno, sono state confermate appunto le 14.425 presenze e 200 operatori che appunto si occuperanno della sicurezza, tra cui gli steward, la protezione civile e i volontari della carnevalesca. Per aumentare la sicurezza sono state installate anche delle telecamere? Sì, le telecamere c'erano già anche nel 2020, chiaramente sono state installate, c'è un varco in più, quello di via Cavour, quindi c'è una telecamera in più, le telecamere chiaramente servono per la sicurezza ma anche per noi della carnevalesca per fare un po' lo storico di quelle che sono le affluenze per ogni varco. Dunque gli ultimi preparativi e poi domenica si parte con i botti tradizionali? Assolutamente sì, alle 15 ci saranno i famosi botti del carnevale di Fano. I tre botti, sì. Ok, ci saranno poi delle navette gratuite che faranno il giro del campo d'aviazione passando all'ex matatoio, quindi via del fiume, per portare poi tutti i turisti che arrivano da fuori al nostro carnevale. Sono gratuite, lo ripeto, quindi chi viene da fuori può tranquillamente parcheggiare al campo d'aviazione e all'ex matatoio comunale.